25 anni fa, debuttava proprio in questo periodo, Chorus Line d'Antonio. E tornare qui con uno spettacolo dopo 25 anni, a cui tengo molto, che è appunto Cabaret, è una bella emozione. Credo che Cabaret sia un tema che non muore mai, purtroppo. La gente non si occupa di quello che gli succede intorno. Tutto quello che gli succede intorno, se non ti colpisce proprio in maniera diretta, non interessa. Un'altra volta con Saverio, un'altra volta con l'Arancia, con un personaggio completamente differente, maestro di cerimonie. Lui vive sul palcoscenico del cabaret, vuole che tutti si divertano, che tutti stiano bene nel cabaret per dimenticare i problemi poi che esistono realmente. Volevamo un MC un po' più cattivo, ambiguo, ma proprio da un punto di vista di morale. Con il trucco abbiamo deciso di fare una sorta di un misto tra il Joker di Tim Burton, Gene Simmons, il demone dei Kiss, o addirittura il corvo. Tutto quello che noi viviamo in questo momento storico è tutto quello che ci propinano per distrarci da quello che accade. È un po' quello che accade nel cabaret. Benvenuti, vedetevi questo spettacolo, fregatevene di quello che sta succedendo fuori, perché tanto non succederà niente. E nel frattempo si cambiava la storia del mondo. Allora nacque il nazismo. Oggi cosa nascerà? E questa è la domanda di Cabaret.